È facilissimo vestire Angelica. È proprio facile, guarda, la concentrazione massima di Omar. Cosa c'è? Come faccio a fare il tuo bottone se sta così? Angelica. Wow! Abbiamo anche le calzette. Queste qui bianche, tutte abbinate. Angelica! Ma io non lo so. Buongiorno ragazzi. Allora, noi abbiamo avuto una notte un po' movimentata perché la signorina perdeva il calzino e quindi, boh, si svegliava perché perdeva il calzino. A una certa non riuscivamo più a trovarlo. Dov'è questo calzino? Dov'è questo calzino? E nel panico perché stavamo anche dormendo. Come stai camminando tu? Eh? Come stai camminando? E eravamo nel panico e anche ha detto: senti Omar, prendi un calzino di un altro modello. Alla fine il calzino che aveva perso ce l'avevo io sul comodino e l'ho preso io, l'ho messo lì senza ricordarmi di averlo fatto. Quindi, cioè, una notte in bianco per un calzino che si toglieva e lei urlava. Adesso ti metto le scarpine. Vieni qua, fatti vedere come sei bella. Allora, mio marito ha detto che vuole testare nuovi sensori e sta provando in tutti i modi a tamponare quello davanti. Cosa stai facendo? Ma veramente stai provando? Ma sei rimbambito? E devo vedere se hanno fatto il lavoro fatto bene. Sì, tamponando quello davanti? Io fossi lui inchioderei. Quando qualcuno mi si appiccica dietro, mi viene una tentazione di inchiodare per fargli passare la voglia. E io lo farei. Andiamo a 40 all'ora in statale. Che dobbiamo fare? È così, so che... Posso passare? Sì, ma sorpassi quando ci sono le condizioni per sorpassare. Ma se non mi avvicino non riesco a sorpassare. Sì, però questo va veramente troppo Ah, piano. no, adesso non ci sono le condizioni. No, ci sono le condizioni che mi sto rompendo un po'. Comunque, questa mattina andiamo innanzitutto a far colazione al bar e poi andiamo da mio cognato perché insieme a lui andremo in colorificio a comprare una latta per tinteggiare fuori. Ieri sera alla fine io vi ho salutato, ma lui si è preso bene ed è andato avanti con il mettere la pavimentazione e praticamente ha fatto un po' meno di metà balcone e si inizia già a vedere l'effetto, è molto bello. Siamo contenti del colore che abbiamo scelto e comunque andiamo in questo colorificio perché è dove si rifornisce mio cognato, sapete che lui fa questo di mestiere. E si trova bene, i prodotti sono validi, sono buoni e quindi boh, lo andiamo a prendere lì. Però prima assolutamente tappa colazione perché io sto svenendo. Siamo entrati nel parcheggio del centro commerciale, lei l'ha riconosciuto. Lì si fa tutti i suoi discorsetti. Comunque i sensori nuovi funzionano, anzi fin troppo. Come ti avvicini un pochino a qualche ostacolo, iniziano a suonare all'impazzata. Mamma mia, che inquietantezza. Briascina, arriviamo. C'è mio marito che mi sta portando la cartella dei colori in macchina. Scegli già. Perché non ti assumi la responsabilità? Allora fammi vedere, l'ho già trovato io. Senti gallina. Ciao, quanto tempo? 5 secondi? 5 secondi che non mi vedi? Dai, papà. Dai, andiamo. Sia mai che mi potevo allontanare e fare un giro tranquilla. Un attimo, mamma mia, che agitazione! Allora, siamo da Laura Merlin perché siamo venuti a prendere il battiscopa per il terrazzo. E c'è anche mio cognato che è venuto con noi. Adesso si trovano con Omar e Angelica. E io ne sto approfittando per dare un'occhiata ai tavoli e alle sedie da
esterno, solo che sinceramente non riesco a trovare nulla che mi convinca. Più che altro i materiali non mi piacciono tanto. I prezzi comunque sono altissimi, sono lievitati, sarà che è scoppiato il caldo, ma sono lievitati. Prima non erano così alti, avremmo dovuto prenderlo prima, però ahimè non avevamo ancora finito nulla per quanto riguarda la pavimentazione, quindi abbiamo preferito aspettare. Senti, dai, gallina, vieni! Cos'è quella roba? Dai, vieni per favore, che se entro qui mi incastro. Vieni qua! Guarda che mi devo incastrare lì sotto. Angelica! Mamma mia, vieni qua! No, qua ho detto vicino a me. Mamma santa, guarda, perché bisogna iscriversi in palestra quando hai una figlia che è una pazza fuggitiva? Vieni qua, vieni, mannaggia. Ragazzi, siamo arrivati adesso a casa, sono le 14:20, quella che sentite in sottofondo è la friggitrice ad aria. Oggi mi do al surgelato, che mi aiuta sempre in queste situazioni in cui appunto siamo di corsa, arriviamo a casa tardi e dobbiamo ovviamente pranzare in poco tempo. E comunque, allora, da Laura Merlin abbiamo trovato il battiscopa per il terrazzo, però non ce n'erano in quantità sufficienti, per cui o lo ordiniamo online, però online ci mette un po' di tempo, se no domani mattina o nel pomeriggio, dopo che Omar avrà finito di dare la tinta al muretto, lo andiamo a prendere in un altro punto vendita. Però in compenso abbiamo comprato tavolo e sedie e abbiamo speso una cavolata. Un tavolo e quattro sedie ci sono costati 183 euro, cioè un cavolo. Ho guardato un po' in giro stamattina da Laura Merlin, ho guardato su Menzo e vari siti, mano a mano, qualcosa del genere, e più o meno tutti venivano sui 400-500 euro, ed era una bella spesa, ma con 183 euro abbiamo risolto. Allora, al momento abbiamo soltanto le sedie, il tavolo non ce l'abbiamo perché Omar lo passerà a ritirare lunedì, quando uscirà dal lavoro, perché ci stava in macchina, però avevamo paura di rovinare la macchina, quindi abbiamo preferito, tanto loro ce lo potevano tenere senza alcun tipo di problema, anche perché poi tra l'altro dobbiamo ancora finire la pavimentazione fuori, quindi lunedì lo andiamo a ritirare e poi ovviamente vi mostrerò tutto. Sono troppo contenta perché nel guardare i prezzi in giro erano veramente dei prezzi altissimi, cioè 400-500 euro non aveva proprio senso secondo me. Sapete che io valuto sempre a lungo prima di fare un acquisto, cerco di trovare quello che ci serve, quello che ci piace, spendendo poco, e non sempre è possibile, però prendendomi un po' di tempo, valutando bene, alla fine riesco sempre a trovare l'occasione. Quando ho visto questa occasione non potevo lasciarmela scappare. Adesso pranziamo, poi io metto a nanna la piccolina e con Omar inizieremo, lui a tinteggiare fuori, io invece mi metterò a dare il bianco alla colonna dove c'è la stufa, così poi rimettiamo il tubo e boh, via, non ci pensiamo più. Ripeti quello che hai appena detto a me. Allora, lui sta cercando di convincermi che questo sia consumato e che non sia sporco, perché ho una voglia di lavare la tovaglietta. Non è consumato. Come fa a essere consumata una tovaglietta? Ma oh, non ho mangiato niente. Senti, dammi, va. Non hai mangiato niente. Cosa ho mangiato? A parte il tuo outfit. Sexy? No, sexy da. Scusa, perché questo è ancora peggio dell'infradito. Ma io non ce l'ho più l'infradito. Ma che belle gambe. Mamma mia, che belle gambe. Ma vogliamo fare il laser? Ammazza quanto pelo. Ma non hai caldo? Adesso non dire che sono pelose come le mie, perché non è vero. E vedi di finirla. Omar! Stavi dicendo che sono pelose come le mie. Comunque, guarda, tu sì che sei elegante.
mi sono comodo. Ah, vabbè. Perché devo rovinare la roba bella? Ah, ok. Perché è roba da lavoro. Ah, ok, va bene. Vieni, Andy, ti portiamo a fare la mamma, vieni. Ma cos'è quella roba lì, mio Dio? Sì, è una zanna. Ma neanche i puffi, mamma mia. Poi i puffi semmai sono al contrario, eh. Cosa vuol dire che sono al contrario? Le mutande sono bianche. A parte che non hanno le mutande, i puffi. Vabbè, hanno le mutande a parte sotto. Ma stavo dicendo le scarpe. Le scarpe, queste qua. E le ciabatte, quella roba senza definizione che hai ai piedi. Dai, cosa facciamo? Vai tu o vado io? Vado io a portare la bambina, dai, tu inizia fuori. Dai. Vabbè, allora vai a dormire tu. Facciamo cambio. Vai a dormire tu. E tu inizi fuori? Allora, vammi in cantina, vammi a prendere... Senti, dai, porto io, basta, basta, basta. Il pennello che dovrei usare per dare la tinta a questa parete qua, perché gli serve per fare gli angoli che non riesce a raggiungere con il rullo, per cui al momento vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ieri insieme a mia mamma, perché appunto non vi li ho ancora mostrati, così almeno aspetto un attimino che lui termini, così poi inizio io a tinteggiare la parete qua. Allora, sono stata al DM, dove ho preso nuovamente per la terza volta questi panni in microfibra fantastici. Ragazzi, fate lo screenshot, comprateli perché sono fenomenali. Ce ne sono tre all'interno, di tre colori differenti. Io li utilizzo praticamente per tutto, li utilizzo semplicemente imbevuti d'acqua per andare a pulire tutte le ante della cucina e portano via tutto lo sporco, anche le tracce di unto. Sembra incredibile, ma semplicemente con questo e con l'acqua tutto lo sporco viene via. Poi, come avete visto nel vlog di ieri, li utilizzo anche per andare a pulire il divano. Tra l'altro, in tantissime mi avete chiesto di che tipo di tessuto sia il nostro divano. È in microfibra, quindi può essere pulito tranquillamente con pannetti imbevuti d'acqua, e nei casi in cui sia più sporco dovete aggiungere un pochino di sapone neutro. Comunque sono veramente fantastici, cioè ve li consiglio, costano poco più di 2 euro e meritano proprio tanto. Poi ho acquistato questo, che era scontato a 1,75 euro, mi pare, della Lisonform candeggina attiva per il WC. Poi ho preso questa spuma per Angelichina, che ha una tenuta forte, una mousse, perché ho seguito il consiglio di una mamma che la utilizza per fare poi l'acconciatura al mattino alla sua bimba. Dato che Angelica ha i capelli ricci, adesso vabbè, dobbiamo andare dalla parrucchiera perché deve sistemarle la frangia prima del battesimo, assolutamente, ho già prenotato e non vedo l'ora di portarla, sinceramente, sperando che sia brava. Comunque, quando le vado a tirare sui capelli, le rimangono tutti i ciuffetti qui sotto, se ne vanno tutti per i cavoli loro. Io, quando vado a pettinarla, bagno la spazzola e inizialmente riesco a tirarli tutti su bene, però poi dopo, quando si asciuga il capello, inizia a scappare, tra virgolette, quindi iniziano a caderle tutti i ciuffetti qua e là. In questo modo, con questa spuma qua, il capello dovrebbe rimanere bello fissato e non dovrebbe poi, diciamo, andare per i cavoli suoi. Vediamo,
sulla sua bimba, funziona, la utilizza su una bimba che è più piccola di Angelica, un anno e mezzo, quindi vediamo come andrà, più che altro perché mi voglio preparare per il battesimo, dal momento che al mattino ovviamente andrò a pettinare io, aiuto, e quindi voglio fare le prove adesso. Poi ho preso, vabbè, per noi questo dentifricio della Colgate White, che era scontato. Poi ho preso per Angelica questo dentifricio che sa di fragola, perché se il dentifricio non sa di fragola, assolutamente non vuole saperne di lavarsi i dentini, perché il primo dentifricio che abbiamo comprato era la fragola, lei si è abituata con quel sapore lì e quindi adesso non c'è più niente da fare. Quindi quello che le ho comprato lo teniamo lì, se poi le passa questa fissazione lo andremo a riutilizzare. Per il momento appunto utilizzeremo questo, e l'ho pagato 2 euro qualcosa. E poi sempre per Angelica ho preso questo pettine con i dentini stretti, si dice così, non lo so, comunque sempre per andarle a raccogliere meglio i capelli. E poi per me ho acquistato della Essence questo smalto bianco, che è quello che praticamente utilizzo ogni anno, lo voglio utilizzare per i piedi appunto, perché mi trovo bene e in teoria col piede abbronzato il bianco sta bene, mi piace l'effetto che fa, e tra l'altro ha una durata lunghissima perché quello effetto gel costa veramente poco. Poi da Primark ho preso un po' di cose sempre per Angelica. Allora, mi pare che ho speso da Primark 39 euro. Allora, ho preso, guardate che meraviglia, questo abitino qua, super fresco, per quando arriverà il caldo bello intenso. Questa fantasia mi fa impazzire. Bianco con questi fiorellini azzurri, ha le spalline super sottili, e questo l'ho pagato, aspettate un attimo, non c'è il prezzo, sì, 5 euro. Poi ho preso questo altro vestitino che ho pagato 8 euro, che in realtà è più un, cioè non è un vestitino, è un pantaloncino, una tutina con il pantalone, ha il fiocchettino in vita, e questo l'ho preso appunto fucsia con tutti i fiorellini bianchi. Poi per il battesimo le ho preso questi sandalini qua, guardate che belli, pagati 13 euro. Ho preso il numero 23 perché ormai il 22 inizia a non andarle più. E sandalini proprio semplici con questi fiorellini al di sopra, perché noi abbiamo delle scarpine eleganti chiuse, ma lei le detesta, almeno il sandalino sicuramente lo mette. E poi le ho preso questo pacco qua di mutandine che ho pagato 9 euro, ce ne sono 6 all'interno, sono di Lilo & Stitch, perché ragazzi, dopo il battesimo iniziamo a togliere il pannolino, e quindi mi servivano delle mutandine. Adesso ve le faccio. No ragazzi, sono da maschio. Sono maschio o da femmina? No, sono da femmina. No, no, da femmina, perché da maschio? Perché appunto per togliere il pannolino dobbiamo stare in casa e non dobbiamo assolutamente uscire. Sicuramente già il giorno del battesimo sarà una giornata incasinata, quindi figuriamoci se vado anche a toglierle il pannolino prima che ancora si fa la pipì addosso. C'è questo qui rosa, anche perché li ho presi nella sezione bimba, quindi... Beh, ma poi scusa, sono così, sono a sedia. Sono la femminuccia. Non so, sarà che il primo che ho tirato fuori mi ha dato l'impressione... Non salire. Adesso sta verniciando il muro e Lisa vuole salire sul muretto. Comunque, vado veloce ragazzi perché sto perdendo troppo tempo. Sta litigando con Lisa. Mannaggia a me che gli ho fatto una carezza. È perché se le dai confidenza è finita. Poi c'è questo. E poi c'è questo. Quindi praticamente appena passato il battesimo iniziamo a togliere il pannolino. Incrociamo le dita, speriamo in bene. Per adesso non ci penso, mi concentro sul battesimo e dopo vedremo come andrà. È ora di iniziare. Perché sei qua a guardare? Dai vai. Perché sei qua a controllare? Ma che rompiscatole.
Sono le 6 e abbiamo fatto tantissimo. Alla fine, vabbè, il battiscopo lo andiamo a comprare domani. Siamo stati fortunati, ne abbiamo approfittato per andare avanti. Praticamente la pavimentazione è stata messa tutta, manca solo un pezzettino, ma essendo incastro è super veloce, adesso Omar la finisce. E ne abbiamo approfittato per il fatto che lei ha dormito parecchio questo pomeriggio e quindi in due siamo riusciti proprio a far tantissimo. Ho aiutato Omar a dare una seconda mano al muro fuori e questo muro qua interno, dove poi viene collocata la stufa, è un casino allucinante. Ho dato una prima mano e ho dovuto lasciare asciugare, adesso devo darne una seconda, stavo per darne una seconda ma lei si è svegliata e quindi o continua Omar o se no non lo so, ho paura a farlo con lei in circolazione anche se adesso è un pochino addormentata perché poi viene lì, insomma fa danno. Comunque, come avete visto, il colore del muro non è più giallo. Noi abbiamo chiesto all'amministratore, l'amministratore ci ha detto che se non è a vista possiamo farlo del colore che vogliamo. Essendo un muretto che rimane solamente internamente, quindi da fuori non si vede perché da fuori si vede soltanto il paramano della facciata, abbiamo deciso di farlo di un colore più chiaro perché in realtà i colori di questo stabile sono giallo, bianco e appunto il color mattone che è quello del paramano. Adesso, non per inquadrare a casa di altri, però ci sono altri appartamenti che hanno questo colore. Noi l'anno scorso abbiamo mantenuto il giallo perché avevamo un po' di timore a chiedere all'amministratore. Quest'anno, dovendo rifare le terrazze in maniera definitiva, ci siamo detti chiediamo, perché quel giallo proprio non ci piaceva, anche perché attirava un sacco i moscerini. E nulla, mi sono poi messa a lavare lì il marmo perché Elisa e Carolina, mentre Omar era lì che lavorava, continuavano a salire e scendere dal muretto e lo hanno sporcato. È vero che è una tinta lavabile, però insomma mi sono messa a lavare così almeno loro sono accucciate lì tranquille e non creano sicuramente più danno. Per dirvi, guardate dov'è Carolina in questo momento, piazzata lì ad osservare tutto quello che facciamo, la spiona. Vedete? Comunque quel balcone lì è di un color crema, anche il nostro è un crema, solo che non è ancora asciutto completamente, quindi sembra bianco. Però vedete? Alla fine poi il risultato finale sarà come quel balcone lì. Vedi subito di levare quella zampa da lì, perché anche se è lavabile non ho intenzione di lavarlo già ora, hai capito? Guarda, questa mocciosa, guarda, guarda con quella zampa! Allora ragazzi, sono le 7 in punto, Omar voleva continuare, ma grazie al cielo manca un pacco, quindi è costretto a fermarsi, domani lo andiamo a prendere, è bellissimo comunque l'effetto, manca ancora il battiscopa, però è bellissimo perché dà proprio continuità, a me sembra ancora più ampio, sì. Vero? Guardandolo da dentro, sì, adesso c'è ancora tutto all'aria ovviamente, i vari imballi delle piastrelle, però guardandolo da dentro ti dà ancora più profondità perché il colore comunque va a richiamare un po' i colori dell'interno, anche per quanto riguarda il muretto, prima quel giallo stonava, io non lo potevo vedere, non l'ho mai potuto vedere, però visto che c'è stata la possibilità di fare un altro colore, sono contentissima, bellissimo perché richiama tutto e veramente, cioè, mi piace da impazzire e ancora non è finito, quindi secondo me viene un bel lavoro. Purtroppo manca un pacco, ma meno male, sono contenta perché sono sfinita, se no questo qui continua ancora chissà per quanto tempo e basta, quindi si può dire che per stasera finiamo qua, se ce la fa a allontanarsi, perché continua ad andare fuori a guardare, non può più far niente, ma lui continua ad andare fuori. Sto guardando quante ne manca. Ah, sta guardando, sta contando, per sicuro, è l'ottava volta che conti comunque. E vabbè, ma sapete cos'è? Che dà soddisfazione, perché quando l'effetto finale è bello, cioè comunque ti piace, hai tanta soddisfazione, quindi stai lì ad ammirare tutta la tua fatica, sia economica che fisica.
Vi saluto ragazzi, mi metto a preparare la cena, visto che Angelica sta un attimino brava, e ci vediamo nel prossimo video. Mua! Ciao!